Puntare sul Made in Italy, sulle necessità della classe media destinata a crescere nel continente africano, sulle infrastrutture, specie quelle sanitarie, sulla cooperazione allo sviluppo come strumento efficace per una reciproca conoscenza e per arrivare ad un mercato potenziale di oltre 1 miliardo di persone. È la ricetta suggerita alle imprese marchigiane che vogliono investire in Africa, proposta ai numerosi imprenditori che hanno partecipato al forum Civitanova Marche, intitolato Africa 2016-2020. Riflessioni e strategie per una politica di internazionalizzazione. Sì, l'evento di oggi rappresenta un appuntamento molto importante perché si concentra su un continente che è considerato di grande interesse e con grande potenzialità per il nostro paese. Basti pensare che il Presidente del Consiglio Matteo Renzi nel 2014 e nel 2015 ha fatto 2 missioni in questo continente proprio perché esso rappresenta una priorità per il nostro governo. Per le Marche invece, che è una regione con grande vocazione imprenditoriale, soprattutto sul manifatturiero, invece in questo mercato ci sono delle criticità, soprattutto se comparato sul, insomma, sul resto del mondo. E proprio questo è il senso di questo seminario, quello di riflettere insieme su quelle che possono essere le strategie da intraprendere. Tra le altre criticità ci sono anche quelle delle scarse risorse a disposizione sul fronte appunto del bilancio regionale, però per fortuna nella programmazione comunitaria 2014-2020 invece per la prima volta ci sono delle risorse dedicate che appunto cercheremo di spendere al meglio anche in questo mercato. Al forum hanno partecipato rappresentanti diplomatici della Guinea Equatoriale, dell'Angola e dell'ambasciata di Nigeria. Dunque, le Marche hanno una situazione di export molto favorevole perché per una piccola regione, se andiamo a guardare i volumi di export, sono volumi straordinari. Però scendendo nel dettaglio, andando a guardare nel dettaglio, solo su un'area che è quella del nord siamo un po' sbilanciati per quanto riguarda le importazioni. Tuttavia questa è la stessa area sulla quale poi esportiamo il 68% del nostro export, parlo di area Africa. E questo è una grandissima opportunità perché è un continente che conta 1 miliardo e 200 mila abitanti che sono clienti per le nostre aziende marchigiane. I rischi ci sono sempre e ovunque, come purtroppo abbiamo imparato anche sul nostro territorio. Ultimamente stiamo vivendo una situazione di difficoltà legata ai terrorismi. Tuttavia, come dicevo, il rischio zero non esiste. È chiaro che anche per quanto riguarda l'impresa, già lo stesso fattore di impresa è un rischio, il territorio africano rappresenta dei rischi che dobbiamo anche imparare ad affrontare. Ci sono dei bisogni che si manifestano nei paesi africani che riguardano per esempio i settori della salute che sono finanziati da organismi internazionali dove i pagamenti sono assicurati. Ci sono delle opportunità che riguardano la classe media che sta crescendo piano piano e che chiede anche dei prodotti di qualità. No, la prospettiva è di incentivare la gente ad andare in Angola per vedere le opportunità in loco. Dobbiamo promuovere di più questo tipo di eventi per dare la voglia agli imprenditori italiani di vedere il nostro paese, di investire lì, fare partnership con i nostri altri attori locali e con il trasferimento del know-how, in certi casi eccellente, che l'Italia ha in certi settori come l'agroalimentare per esempio. I rapporti attuali sono buoni, però possiamo fare molto di più. L'Angola è un paese molto grande, abbiamo ancora migliaia di ettari da esplorare a livello agricolo e l'Italia può giustamente aiutarci a sviluppare meglio questo settore.